Andiamo, ok. Sempre di notte all'Eindel. Andiamo verso l'uscita a questo punto. Vediamo. Mamma mia, casino. Ok. Adesso. Ah, c'è il tizio qua ancora. Dai. A posto. Ah, sei andato? Vabbè. Proseguiamo. Se mi dà questo, nulla. Per cui adesso teoricamente noi possiamo proseguire per di qua. Non c'è nulla. Vai. Portici verso la prossima area. Quindi questa zona, questo segnalibro, segnalino qua lo possiamo eliminare. Ah, in quest'area, nell'altro piano di Altus non abbiamo trovato i mausolei. Differenza di Raya Lucaria e Sepolcri. In realtà nemmeno ad, come si chiama? A Caelid li abbiamo trovati. Poi. Il drop non si lascia. O borghi della capitale. Amico, vieni, vieni. Ma da dove arriva qua? Ok, dicevamo. Amico mio. C'è un arciere dietro. Sorella. Ori.
Una freccia bella potente comunque. Oh, sento uno scarabeo. Eccolo lì. Non c'è niente, qui non c'è niente. Wow, che grande drop. Vabbè, curati di HP e di mana. E proseguiamo. Dove siamo? Siamo in una zona inesplorata. Allora, vediamo un po' qui cosa c'è. Nulla. Beh, non credo che in questa zona ci sia qualche passaggio segreto o roba del genere. Vogliamo ancora? No, aspetta. Aspetta. Che torre divina è quella? Ah, aiuto? Aia. Io non ho la testa, mi giro onestamente. E devo fare? Non ci ho capito molto, devo essere sincero. Dove sono? Ah, ok, è una specie di trappola più o meno. Prendi questa grazia intanto. Guarda, io mi riposerei un attimo. C'è nulla da fare, ok. Quindi vedete, abbiamo attraversato il ponte con quel combattimento. Va bene. Torre divina di Altus Est. E la possiamo aprire, attenzione. A differenza di Altus Ovest, che era questa forse? No, questa. Altus Ovest non me l'aveva fatta aprire. Vai, saliamo sopra. Nebbia. Di questo? Grazia. Abbiamo due rune da mettere qui. Una maggiore. Runa maggiore di Mog, ripristinata. Ok. Vai, ripristina anche questa. Runa maggiore di Morgoth. Ok. Quindi due rune ripristinate. Se io qua dovessi riposare, succede qualcosa? No. Va bene.
Scendiamo giù. E riattraversiamo il ponte, sperando di non incontrare nessuno. I fuochi sono accesi. Gondor chiede aiuto. C'è qualcuno lì. Ah no, una guardia semplice, vabbè. Amico. Arrivederci. Allora, noi eravamo qui, avevamo la possibilità di, o di salire o di andare a destra. Siamo andati a destra, adesso saliamo. Ah no, scendiamo. Interessante. O sto tornando indietro o non so. No, non sono tornato indietro. Terre proibite. Però scusami un attimo. Non lo so. Riposiamoci. Nessun dialogo. Perfetto. Notte fonda no. Cambiamo. Accelera. Mattino. Voglio viaggiare di giorno. Quindi l'altopiano di Altus è più alto rispetto a questa zona innevata? Non mi è ben chiara la cosa. Noi proseguiamo. Nemici. E altri due nemici lì. Allora andiamo prima verso di qua. Vabbè, non molto intelligenti questi nemici, però. Ma dove avevo schivato? Ok. Salire? Sì. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Allora, da questo lato non c'è nulla. La bocca ci posso entrare? Vai, vai, mi dico. Però non c'è nulla, quindi. Come siamo entrati, possiamo uscirci. C'è qualcosa qua dentro? Allora, una lanterna per favore.
non c'è nulla. Ok, allora ce ne usciamo anche da qui. Antenna sempre aperta, per favore. Vai. Nulla. Possiamo tornare giù. Torniamo giù da qui, torniamo giù. Nemico qua e nemico qui. Vieni qua. Quelli dell'altro piano di Altus davano più expert. No, di Kaelid. Davano molte più rune. Due sono là. Grazie. Dov'è? Ecco, fanno male, fanno veramente male sti tizi. Allora. Quasi continua. Per ora cerchiamo di esplorare tutto quello che possiamo. Poi eventualmente quando sblocchiamo la mappa si torna indietro magari. E come sto facendo adesso, tornando indietro, ma non mi serve tornare indietro. Devo andare avanti per di qua. Quindi là sopra ci siamo stati. Due nemici lì. Solo due, sì. Ah, tua sorella. Vediamo qua sopra. Non c'è. Non ne vedo il senso, onestamente, di questa struttura. Quella è una pianta che non me ne può fregare di meno. Allora, qui camminiamo così. Bastardi. Piano, 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 piano. Prendi il destriero e saltiamo. Non voglio morire come un pirla. Le ultime parole famose. E basta. Vieni qua. Te la svigni. Allora, si sente uno scarabeo. Prendi il cavallo. Ah, più avanti, perfetto. Devo vedere prima se ci sono nemici, perché se ci sono nemici è un casino prenderlo.
Bravo, torna indietro. Stardi. Ne sento un altro di scarabeo. Là sopra. Ok, che sta volando. Un altro è qui. Però questi qua secondo me sono scarabei per pullare le pozioni di HP e mana. Secondo me sì. Qua sotto che c'è? Nulla. Va bene. Sopra c'è un nemico. Nulla, non immaginavo. Là dentro c'è un oggetto, lì un albero e qui c'era un nemico. Eccolo lì. Ed è solo, va bene. Per caso qua sopra ci posso salire? Va bene che non sono morto. Peccato. A noi serve una pietra 10 per l'altro pugnalino che abbiamo. Quindi l'obiettivo è trovare quello al più presto. Oh, torniamo verso la strada principale. Ah, ci andiamo a prendere questo seme. Tu te la scappi, te la svigni tu? Vieni qua, vieni. Però anche tu non mi dai nulla. Tu farai lo stesso. Infatti. Buon viaggio. Segnami qui per favore un attimo. Oh, più avanti c'è un boss. Perché posso evocare c'è la statua di Mariko. Un attimino esploriamo questa zona da qui per bene. Qui c'era l'albero che abbiamo raccolto. Qui non c'è nulla. Ok, vai. Vediamo un po'.
Seguace della... No, un altro di questi no. Devo curare urgentemente. Questo anche. Ok, questo è complicato. Questo è complicato, però con calma si passa anche questo. Male che va, peggiore dell'ipotesi, evochiamo la lacrima. Ciao ciao, è stato un piacere, guarda, ma proprio mi sono divertito tantissimo. Lama gemella e ascia, perfetto. Prendi qua il cavalluccio ed esploriamo questa zona. Ho detto un attimino di calma e in tranquillità e il boss si passava. Oh, secondo me qui nemici non ce ne sono più, secondo me. Sopra c'è qualcosa. I nemici non ce ne sono più. Due nemici, uno dietro l'altro. Non devo parlare, devo stare zitto. Ma perché parlo, dico io. Vai, curati. Sto zitto, mi faccio gli affari miei e gioco. No, devo parlare in continuazione. Nemici non ci sono e tac. Due nemici dietro un albero. Da questo lato cosa c'è? Nulla. Allora, proseguiamo per di qua. Elimina questo. Ah, finalmente siamo arrivati al coso, siamo arrivati però. Alla mappa e al montacarichi. Ah, no, niente. Avevo scambiato il montacarichi di Rold per la missione di Villa Vulcano. La missione di Villa Vulcano ancora ce ne vuole troppo. Anche se una volta arrivati magari in quella zona potrei andare dritto a fare la missione di Villa Vulcano, tornare indietro, uccidere il boss, fare le ultime linee di dialogo con i personaggi di Villa Vulcano, magari. Vabbè, poi vediamo più avanti. Per ora siamo arrivati qui. Riposiamoci. Non c'è nessuna linea di dialogo. La tizia qua.
Coraggio, posso leggere le tue dita? Ti prego, le tue. Mostra le mani, torna indietro. Oltre queste lande si cela la fiamma dei giganti. A chiunque è proibito proseguire. Ascoltami, il gioco dell'albero madre è il primo peccato cardinale. Quell'atto libererà la morte fatidica, segnando la fine del mondo stesso. Ti oserebbe mai affidarti un simile incarico? Certamente non le dita. Grande montacarichi di Rold. Vai. Ok, direi che possiamo chiudere qui questo video e nel prossimo andiamo ad esplorare questa nuova area. Ed effettivamente adesso siamo al di sopra di tutto. Quella è la capitale. Mamma mia. Ah, lì c'è un oggetto. Va bene. Per cui ci vediamo nel prossimo video.